Quaderni Radicali ne fa 40 quest'anno, sono 40 anni, un numero importante che segna un po' la lunga durata delle pubblicazioni di Quaderni Radicali, delle pubblicazioni che in pratica hanno un po' segnato e descritto la vita politica degli ultimi decenni, anche se da un punto di vista naturalmente peculiare. Questo è potuto accadere grazie anche soprattutto alla tenacia e alla passione politica del fondatore di Quaderni Radicali, Geppi Rippa, e con i vari collaboratori che si sono alternati negli anni, ha permesso appunto di dare una testimonianza, un'analisi politica di fatti del mondo nazionali ed internazionali. Ovviamente questa cosa è stata è potuta accadere soprattutto senza i consueti aiuti o comunque auspicabili aiuti della grande di un grande diciamo magnate economico, come lo possiamo chiamare, che ci ha sostenuto negli anni, perché comunque Quaderni Radicali ha sempre vissuto di autofinanziamento e ha scelto di privarsi, anche per una scelta politica, di l'aiuto, chiamiamolo furbetto, del finanziamento pubblico, perché appunto per scelta non abbiamo mai inseguito questo tipo di percorso per sopravvivere. Il numero 40 dei 40 anni non è un ottimo traguardo, però non è sicuramente un punto d'arrivo, ma è un punto di ripartenza, perché abbiamo tutta l'intenzione di proseguire nella nostra attività di analisi, a maggior ragione in questa fase particolare di stravolgimenti politici e quindi un periodo in cui si sente molto la necessità di un contributo di approfondimento ai fatti che si susseguono nel mondo, proprio in una fase in cui invece si preferisce magari si preferiscono i 140 caratteri oppure si preferiscono gli sproloqui un po' autoreferenziali su Facebook. Proprio per questo siamo qui a Palazzo Santa Chiara, che ringraziamo per l'ospitalità, per presentare questo primo numero del 2017, un numero che è dedicato ad un cavallo di battaglia della Radicale sulle carceri e sulla questione giustizia, purtroppo un cavallo di battaglia che rischia di diventare, per ai noi, un classico, perché appunto non si riesce comunque a trovare uno sbocco fattivo in tal senso. Amnistia o sistema criminogeno è il titolo che dà del primo piano, che dà appunto il titolo di copertina di questo numero 113 di Quaderni Radicali, che sarà appunto oggetto di questa presentazione. Prima di passare al dunque, quindi alla presentazione, e cedere la parola al direttore Geppi Rippa, volevo ricordare che questo numero è dedicato ad Alessandro Frezzato, che ci ha lasciati a novembre, persona a cui eravamo molto legati, che ha cominciato proprio con noi di Quaderni, di agenzia, qualche anno fa, una decina di anni fa, e poi ha iniziato la sua attività anche, oltre che di giornalista, politica, nell'area radicale, con Radicali Italiani e poi con l'associazione Luca Coscioni. Detto questo, do la parola a Geppi Rippa. Sì, dunque io poi mi ripropongo in conclusione di dare una interpretazione più strettamente politica, però hai fatto bene a ricordare Alessandro, perché Alessandro è stato per noi un fatto importante anche sul piano umano. Abbiamo ricevuto da lui una decina d'anni fa una mail nella quale ci chiedeva se poteva collaborare. Ha incominciato a mandare una serie di contributi e ogni tanto si intravedeva che c'era qualcosa che nel testo, pure ricco, denso, profondo, c'erano alcuni vuoti. Soltanto nei mesi successivi ho scoperto che Alessandro era affetto da distrofia muscolare e quindi non era in grado di poter scrivere e neanche di parlare in modo diretto e compiuto, però di fatto dettava a una signora che stava con lui, che lo accudiva nelle parti in cui la mamma e il papà dovevano essere a lavoro, e questo spiegò molto del passaggio successivo, che è stato quello di un rapporto sempre più intenso. È venuto a Roma, ha dedicato a noi molte cose, ancora un suo quadro, perché tra le altre cose Alessandro si è dedicato anche alla pittura con un piede che faceva in qualche misura da sponda concreta per poter realizzare le sue opere. Perché è importante Alessandro? Perché le volte che sono stato a casa sua a Torino ho trovato la
interpretazione più intensa di cosa si può intendere, cosa si debba intendere per la voglia di vivere e anche per la speranza di cambiare. E Alessandro era in questa direzione. Purtroppo in questa fase invernale una influenza piuttosto pesante lo ha portato ad aggravarsi e quindi questo numero è dedicato a lui, ma anche in una prospettiva di trovare il tempo e il modo di realizzare per lui un appuntamento attraverso anche un forum, un convegno che ridescriva un po' anche la sua figura, la sua personalità. Tra l'altro Alessandro si era, nonostante le fatiche, le difficoltà di movimento, si era laureato in filosofia. Ciò detto, voglio un attimo dare un po' di contributi e di organizzazione per presentare questo numero. Il numero Amnistia o Sistema Criminogeno è non una istanza, diciamo, ultimativa, ma è oramai la sempre più chiara, evidente rappresentazione di cosa si debba intendere per questione giustizia in Italia. La questione giustizia in Italia è diventata oramai il centro della questione politica di questo Paese. In conclusione poi cercherò di meglio descrivere il senso di questa affermazione che sembra ultimativa. Ma ho sistema criminogeno perché, così come Marco Pannella, che in qualche misura assunse sulle sue spalle la responsabilità di parlare dell'amnistia, reietta anche sul piano proprio semantico, nel sistema anche informativo, e questo ha una sua spiegazione logica, l'amnistia era vissuta ed è sempre più, si è confermata come l'unico percorso possibile per creare le precondizioni di una riforma della giustizia. Senza l'amnistia non ci sarà nessuna riforma della giustizia, perché il posizionamento dei soggetti che muovono all'interno della giustizia è perfettamente inquadrato negli equilibri di potere di questo Paese. E gli equilibri di potere di questo Paese fa paradossalmente leva su un aspetto molto preciso, che col crollo dei partiti, per fare una sintesi brutale, noi abbiamo la resistenza soltanto di alcune corporazioni che si muovono proprio sul piano corporativo come istanza di potere, e per rifare riferimento al mio amico Franco De Benedetti, un ordine, o meglio due ordini, la magistratura e il mondo dell'informazione e i media, sono i due capisaldi dell'altra filiera, l'unica filiera che rimane, che è il partito del leader. Oramai è morta la politica, non vi sono più luoghi di aggregazione, non vi sono più momenti entro cui il soggetto si può esprimere, e quindi rimangono questi tre attori. Il primo, nella convinzione della prospettiva del leader come anche uomo forte, terrificante in questi giorni la notizia di un sondaggio che dice che la maggioranza degli italiani auspica di nuovo l'uomo forte, ma quello che fa spavento è che l'80% dei giovani tra i 23 e i 30 anni sono quelli che sono speranzosi dell'uomo forte, forse perché non hanno conosciuto la storia del Paese, ma dico che questo vi dà la dimensione di come si sono essiccate tutti i luoghi dentro cui non solo non si realizza un'azione di riforma, ma si consuma la drammatica dialettica democratica, che rimane una dialettica anche conflittuale, ma se non ha ambiti democratici non si può realizzare. E siccome gli attori in campo sono tutti premoderni, antiliberali e antidemocratici, o predemocratici e preliberali, ecco che dunque la situazione va a forare in quella direzione. Ma io non mi dilungo su questa riflessione che riguarda più l'aspetto politico, perché lo consumerò nella parte conclusiva. Sono contento che sia con noi Rita, perché tra l'altro io le riconosco appieno anche per il coraggio, le scelte, i prezzi. Tra l'altro viene qui ancora una volta campione, perché in questi giorni Pignatone, il procuratore capo di Roma, l'ha di nuovo messa sotto inchiesta. Perché no, per la prima volta, finalmente. Per la prima volta, esatto. Ma diciamo che Roma finora non aveva ancora messo la Bernardini, produttrice di cannabis, a casa sua con quattro piantine, e finalmente invece la Bernardini diventa un soggetto sotto inchiesta per questa produzione di cannabis. Ed è molto interessante, perché naturalmente questo si collega anche, ed è più significativo questo, tra l'altro c'è una lunga conversazione che abbiamo fatto con Rita su questo numero, oltre che un lavoro di ricostruzione del percorso dei radicali sulla giustizia, che con Rosso di Vita la stessa Bernardina aveva già curato in passato. Dico che c'è anche l'annuncio, a partire dal 21, di una ripresa dell'azione non violenta dello sciopero della fame, che serve anche ad accompagnare il lavoro parlamentare che dovrebbe teoricamente
essere riproposto per la riforma, diciamo, proposta dal ministro Orlando. Per cui, se Rita è d'accordo, io le chiederei subito di prendere la parola per descrivere questi fatti di cronaca, ma fondamentalmente per rinquadrare il senso anche della conversazione che il numero contiene. Sì, in realtà quando parliamo di amnistia, e non è da oggi, perché possiamo dire che la proposta fatta dai radicali è molto datata nel tempo. Radio Radicale ci ha consentito di ascoltare interventi di Marco Pannella nella prima legislatura in cui sono entrati in Parlamento, nella nona legislatura, con quattro parlamentari. Nel 77 c'erano già interventi di Marco Pannella che invocavano questo provvedimento. In realtà con la parola amnistia in genere si include anche l'indulto, ma in realtà sono due cose diverse, nel senso che l'amnistia cancella proprio il reato, cancella il procedimento, mentre l'indulto è più rivolto alla detenzione, quindi cancella gli ultimi anni, o che possono essere due, l'ultimo è stato fatto di 3 anni nel 2006, di dover scontare la pena. Diciamo che l'amnistia agisce in modo indiretto poi sul carcere, ma direttamente agisce sulla mole dei procedimenti penali pendenti. Noi ne abbiamo in questo momento, e il Ministro della Giustizia ha detto che la situazione è migliorata. Io non sono d'accordo con lui, perché in realtà parliamo di 3.200.000 procedimenti penali pendenti, con questa tara che fanno tutti i ministri della giustizia, che espungono dal conteggio il 1.800.000 procedimenti penali nei confronti di ignoti. Sembra quasi che questi non gravino sul sistema della giustizia, ma invece hanno un peso dal punto di vista dell'intasamento delle strutture. Posso fare un piccolo esempio che mi riguarda. Proprio in occasione dell'ultimo sequestro di cannabis che ho ricevuto nel mio appartamento, io chiamai le forze dell'ordine, arrivarono i carabinieri, perché avevo subito un furto nella mia abitazione. E allora, da cittadina, mi sono posta il problema: una coltivazione che era pubblica, nel senso che la rendevo pubblica tutti i giorni su Facebook, ma nessuno interveniva. Mi sono posta il problema, da cittadina, di fronte ad un furto, che faccio? Chiamo le forze dell'ordine oppure no? Le ho chiamate, sono arrivate. Ecco, quello è un procedimento penale che si è aperto nei confronti di ignoti. Naturalmente dovranno essere messe in atto tutta una serie di procedure, dovrebbero farsi le indagini, ma figuriamoci se saranno mai fatte, ma comunque è qualcosa che pesa sul sistema della giustizia, e tutti i governi saltano questo piccolo passaggio, non li contano proprio. Per cui in realtà noi siamo nel nostro paese con oltre 5 milioni di procedimenti penali pendenti. E poi non è vero che in realtà in Italia non si faccia l'amnistia, perché c'è un'amnistia che Marco diceva strisciante di classe, che è quella delle prescrizioni, che sono in aumento secondo i dati forniti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Sembra che siano state 132.000 le prescrizioni, praticamente cancellano i processi, ma sono determinate da chi? Non sono decise dalla politica. Sono decise, a proposito del potere che tu richiamavi, sono decise praticamente dalle procure della Repubblica, che decidono
i provvedimenti che a loro avviso li mettono da una parte, proprio quelli che dovranno cadere in prescrizione per lavorare gli altri. Per cui cioè noi riserviamo alla magistratura un compito che dovrebbe essere politico, tanto che l'amnistia, che serve per governare una situazione, è stata prevista dalla nostra Costituzione. Sembra un insulto pronunciare questa parola in Italia, ma in realtà è qualcosa che è stata prevista per governare i momenti difficili nell'amministrazione della giustizia. Ecco perché noi continuiamo ad insistere su questo provvedimento, anche perché è un discorso di democrazia e di legalità, perché noi siamo, e sembra che questo non ci sconvolga minimamente, siamo condannati da qualche decennio, almeno tre decenni, dal Consiglio d'Europa e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'irragionevole durata dei processi, tanto che addirittura l'Italia ha dovuto prevedere una legge, la cosiddetta legge Pinto. Adesso qui non sto a dire come non funziona la legge Pinto, però ha dovuto prevederla per risarcire quelle persone che hanno subito una irragionevole durata del processo, perché è qualcosa di ovvio: una giustizia che giunge a molti anni di distanza dal cosiddetto fatto reato è una giustizia che trova una persona completamente diversa. Noi abbiamo proprio nella concretezza della vita delle persone, per esempio, detenuti, persone che entrano in carcere per scontare vecchi reati. Ora, sappiamo che la maggior parte di queste persone provengono da zone disagiate del paese, dove il tasso di criminalità, dove c'è disoccupazione, dove il tasso di criminalità è elevatissimo. E la cosa incredibile è che magari sono persone che ce l'hanno fatta da soli a trovarsi un lavoro, a mettere su una famiglia, ma nel momento in cui sembra quasi che la loro vita sia ritornata ad essere una vita civile, in quel momento gli arriva il vecchio reato e per cui devono entrare in carcere. Poi con situazioni veramente aberranti come quelle che si verificano e che sono state denunciate in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte d'Appello di Napoli, di decine di migliaia di sentenze che dovrebbero essere eseguite, cioè di persone che dovrebbero entrare in carcere o comunque usufruire di una pena alternativa, che proprio stanno lì ferme, che nessuno può toccare perché la giustizia è paralizzata. Allora, di fronte a questo, chiaramente una classe politica seria dovrebbe porsi il problema. Ora, Geppi Rippa accennava all'iniziativa in corso, perché noi abbiamo fatto la marcia per l'amnistia, l'indulto, la riforma della giustizia, la revisione del 41 bis e l'abolizione dell'ergastolo, e contemporaneamente abbiamo agito su quello che sta avvenendo in Parlamento, perché questo è il dato di confronto che abbiamo con il ministro Orlando. Il ministro Orlando ha fatto una cosa bellissima alla quale io ho partecipato, che sono stati gli stati generali dell'esecuzione penale, con 18 tavoli di lavoro ai quali hanno partecipato esperti da tutta Italia, sia fra la magistratura, docenti universitari. Hanno fatto partecipare poco i detenuti, insomma, che hanno un'esperienza sulla loro pelle, e hanno partecipato direttori di istituto, insomma magistrati, qualcosa di veramente rilevante, e ogni tavolo ha fatto delle proposte che sono anche
delle proposte di riforma. Ebbene, almeno nei titoli, tutte queste proposte sono contenute nel disegno di legge delega che è stato, che in questo momento si trova al Senato dopo essere passato per la Camera, che all'articolo 31 prevede la riforma dell'ordinamento penitenziario. Ora sappiamo che invece su tutto il resto del disegno di legge delega, che addirittura di fronte a quanto abbiamo detto fino adesso, e cioè all'irragionevole durata dei processi, che cosa fa? Allunga i termini di prescrizione, così tanto per gradire, no? Per dare più tempo e quindi per allungare i processi. Fa operazioni sicuramente discutibili su, per esempio, la partecipazione alle udienze attraverso videoconferenza, quindi si perde tutta la fisicità del processo, e tante altre cose di questo tipo. Tant'è vero che ci sono molte divisioni. E qualcuno, giustamente qualche esponente del Senato, mi pare la De Petris ieri, diceva, ecco, l'hanno calendarizzato fra l'ultima settimana di febbraio e la prima di marzo, l'hanno calendarizzato per fregare il governo. Siccome su quel disegno di legge sicuramente qualcosa può accadere, per cui i numeri verranno a mancare, ecco la scusa, ecco l'incidente che può portare a elezioni anticipate. E invece proprio sulla parte dell'ordinamento penitenziario non si sono, di riforma, non si sono registrate opposizioni. Oh, da tempo, cioè da novembre, da quando abbiamo fatto la marcia, abbiamo fatto questa proposta come partito radicale molto semplice, che è quella di stralciare questa parte per non vanificare quanto venuto fuori dagli stati generali dell'esecuzione penale. Orlando all'epoca ci rispose, no, aspettiamo il referendum, perché dopo poi faremo tutto. Il referendum è passato, sappiamo com'è andato, sappiamo quali riflessi ha avuto sul mondo politico e partitico, e quindi io credo, ecco, la ripresa dell'iniziativa non violenta. Non è che proponiamo qualcosa di irragionevole. Perché? Perché la giustizia la conosciamo e sappiamo quanto incida anche dal punto di vista economico, addirittura che è stato quantificato in un punto di PIL come danno per il paese. C'è, mi pare, da questo punto di vista, anche in questo numero di Quaderni Radicali, un importante e significativo intervento di Deborah Cianfanelli sul danno erariale provocato da tutto questo. E quindi io credo che la proposta che facciamo sia incredibilmente ragionevole. Dicevo, conosciamo la giustizia, conosciamo le carceri perché le visitiamo costantemente e sappiamo tutti, proprio denunciandoli, tutti i livelli di illegalità che ci sono. Voi ricorderete sicuramente, e concludo, quanto Marco Pannella si è battuto nell'ultima parte, sto parlando degli ultimi 3 anni della sua vita, quando chiedeva, 3-4 anni, quando chiedeva all'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di fare il messaggio alle Camere sulla giustizia e sulle carceri. Ebbene, in quel messaggio Marco, devo dire, si commosse quando lo lesse, perché era veramente straordinario. Ma in quel messaggio venivano indicate tutte le riforme che possiamo ascoltare quotidianamente venir fatte nei vari convegni, e Napolitano però diceva: stiamo attenti che tutte queste riforme ci vorrà del tempo per farle.
e quindi diceva sarebbe obbligato per il Parlamento discutere di un provvedimento di amnistia e di indulto per rimuovere subito, perché non si può tollerare che uno Stato democratico accetti i trattamenti inumani e degradanti per i quali siamo stati condannati con la sentenza Torreggiani. E parliamoci chiaro, questi trattamenti inumani e degradanti ci sono oggi. Ha cercato il ministro Orlando di dire beh no, va tutto bene perché la popolazione detenuta è diminuita di 10.000 unità. Noi gli abbiamo fatto notare che però nell'ultimo anno, a parte che non erano 10.000 ma 8.700, ma comunque che nell'ultimo anno la popolazione detenuta era aumentata di 2.500 unità e che in tutte le carceri c'è questo dato che si fa sentire sempre di più del sovraffollamento. Quindi il presidente, l'ex, il presidente emerito, oggi possiamo chiamarlo Napolitano, diceva con molta chiarezza, cioè riempiva di responsabilità un Parlamento che invece sorvolava sia sull'irragionevole durata dei processi e quindi sul malfunzionamento della nostra giustizia, sia sull'illegale sistema carcerario. Naturalmente quel messaggio non fu ascoltato, perché abbiamo visto poi come si è comportato il Parlamento. Dedicò ad esso uno striminzito dibattito quasi offensivo per il pregio di quelle parole scritte da Napolitano. Però anche qui, no? C'è qualcosa che riguarda la democrazia e il modo in cui si esercita la democrazia. Il messaggio alle Camere, che è previsto come modalità di espressione di un Presidente della Repubblica, che è garante supremo della Costituzione, è qualcosa, è un istituto che è caduto in disuso, così come l'amnistia, e che invece dovrebbe essere il modo solenne attraverso il quale la massima carica del nostro Stato può intervenire sul Parlamento, in quali momenti, laddove si riscontri una violazione fondamentale della nostra Costituzione. Questo io credo che sia qualcosa sulla quale si debba riflettere ancora oggi per scoprire e per evidenziare quali sono state le degenerazioni del nostro sistema democratico, per cui i presidenti della Repubblica, ormai Cossiga è stato il più grande esponente, credo, si esprimevano con le esternazioni, no? Non è che facevano i messaggi alle Camere, le esternazioni erano quotidiane e fatte attraverso i telegiornali. Il presidente Mattarella, devo dire che da questo punto di vista mantiene un profilo sicuramente più corrispondente ai canoni della nostra Costituzione, però insomma il messaggio alle Camere non mi pare, eppure ce ne sarebbe bisogno in questo momento, ma l'ha già fatto Napolitano, ma proprio sulla giustizia, che veniva definito da Marco il più grande problema sociale anche del nostro paese, ma che ha visto una classe politica sempre più rinunciare al suo ruolo e a delegare alla magistratura la risoluzione, poi abbiamo visto come, anche di molti conflitti. Insomma, è intervenuta, la magistratura interviene a pie pari. Abbiamo dovuto assistere recentemente a quella grave polemica che ha portato l'Associazione Nazionale dei Magistrati a non partecipare all'inaugurazione in Cassazione dell'anno giudiziario. Su che cosa? Sulla questione delle pensioni.
E oggi c'è una risposta che io reputo molto interessante di un magistrato di Salvi che dice no, noi vogliamo rimanere in carriera fino all'ultimo perché siamo gelosi del nostro potere, ci piace esercitare il nostro potere, non vogliamo mollare quel posto. Una sincerità che devo dire dovrebbe far riflettere tutti gli altri. Vabbè, poi magari se ci sarà tempo sarà il caso almeno di, perché questo numero è prezioso, questo numero di Quaderni Radicali è prezioso non solo per la qualità degli interventi che ci sono, che guardano a diversi aspetti della nostra giustizia, ma anche perché sono elencate per esempio quelle proposte Pannella che completano poi il provvedimento di amnistia e di indulto. Quindi io mi auguro che magari più avanti ci possa essere il tempo per, certo, parlarne. Una piccola cosa volevo dire a proposito di quel sondaggio che tu citavi. Se non sbaglio, ma posso sbagliarmi, quel campione di giovani non si riferiva proprio all'uomo forte nel senso di dittatore, eccetera. Più che altro si riferiva all'autorevolezza, mi pare di aver compreso, proprio perché credo che di figure autorevoli poche ce ne sono in giro, e forse un giovane sente proprio questa mancanza di figure di riferimento che abbiano una cultura forte, perché proprio è stata vissuta dalle persone, è stata incarnata dalle persone che l'hanno scelta. Ecco, da questo punto di vista possiamo dirlo, in Italia in questo momento abbiamo pochissime figure che possano esprimere questa autorevolezza. Sì, grazie Rita. Io mi aggancio subito a questo punto cui Rita faceva riferimento, per dire appunto che uno degli aspetti della crisi della politica è proprio l'assenza degli intellettuali che sappiano dare indicazioni e sappiano costruire una traiettoria che dia uno sbocco alla crisi, che è una crisi molto più profonda di quanto si possa immaginare. Però prima di passare la parola agli altri che sono qui presenti e che hanno contribuito a questo numero, io volevo appena accennare al fatto che il numero, così come Rita ricordava, è un numero che cerca di ricostruire tutta la mappa dei passaggi, del perché per esempio la questione giustizia è la questione politica centrale, anche nel gioco delle relazioni internazionali, anche nella crisi economica del paese così come si sviluppa, non soltanto per le giuste osservazioni che faceva Rita e analizzate da Deborah Cianfanelli, nella quale vengono messi in evidenza tutti i vulnus che si determinano in termini finanziari, ma perché di fatto nel gioco di potenza e di potere, nelle dialettiche anche di un mondo sempre più in difficoltà, l'assenza di una capacità di fornire agli attori economici una qualche certezza determina la fuga da investimenti e quindi ha dei riflessi sulla crescita, sullo sviluppo, ha un anello di connessione piuttosto ampio. Ma quello che maggiormente emerge, e qui è la parte che dal mio punto di vista è quella su cui la rivista intende ulteriormente proseguire in appoggio al lavoro che il Partito Radicale Non Violento, Transpartito e Transnazionale sta realizzando sulla centralità della questione giustizia, associata anche alle iniziative che riguardano il diritto alla conoscenza, che riguardano lo Stato di diritto e quindi si collegano anche al contesto anche internazionale, è quello che vede una serie di intellettuali incominciare a prendere consapevolezza che la lettura della delle conseguenze politiche che la questione giustizia contiene è diventata ormai un punto centrale. Io voglio ricordare come proprio in questo numero
Biagio Re Giovanni si espone con una, diciamo, determinazione che, non, che apparentemente non è nelle sue corde. Lo collega, certo, gliene siamo grati anche alla battaglia che noi, per esempio, a sinistra abbiamo combattuto e combattiamo da anni per l'assenza di una messa a fuoco della questione liberale della sinistra, che sembra essere stata sistematicamente assente. Qui si potrebbero richiamare alcuni passaggi, per dirla brutalmente, i passaggi, non so, di come negli anni 90, quando si determina il momento fondante in cui un corpo meno reattivo, perché strutturato dentro meccanismi storico-politici, c'è addirittura, e qui faccio collegamento anche a Mauro Calise, come lui definisca la magistratura, il corpo non soltanto meno reattivo, ma meno permeabile alle trasformazioni sociali, quindi divenga un elemento di conservazione, che con la caduta dei partiti, che in Italia aveva la forma ignobile della partitocrazia e quindi dell'occupazione del potere, ha determinato il fatto che queste corporazioni sono diventate dei veri e propri punti di potere effettivo. Molti fattori convergono dal punto di vista anche sociologico e culturale. Basterebbe solo pensare che il riflesso che viene fatto non soltanto sugli essiccamenti dei luoghi di riforma, ma anche di luoghi di dibattito possibile, del processo formativo di questo dibattito, ha delle conseguenze devastanti anche relativamente a quelli che sono gli aspetti con cui le due M citate da Calise sono oramai le due strutture che detengono e mantengono un'azione di forza sui soggetti, sui cittadini. Pensate soltanto al fatto che un soggetto che vive una dimensione che è anti-europea, perché non è esposto a nessun elemento di confronto, non fa nessun elemento di competizione, assume un ruolo sociale attraverso un concorso, che detiene un sistema di controllo sulla vita delle persone e sulla sua libertà, associato a un altro soggetto che ha il controllo sull'immagine delle persone nel tempo che viviamo, noi abbiamo costruito la pre-piattaforma di non soltanto pre-democraticità, ma anche di pre-politica. Cioè noi siamo oramai di fronte ad un rischio effettivo, non più rinviabile, che ci spinge a ritenere che il lavoro che da anni il Partito Radicale Non Violento Transpartito Transnazionale sta facendo è tutt'altro che disancorato dall'agenda politica, è il cuore dell'agenda politica in chiave di dare una possibile prospettiva democratica a una crisi politica istituzionale drammatica. E in questo senso qui il modo con cui lo stesso sistema informativo respinge anche la percezione di come l'amnistia, per i motivi che Rita citava, è tutt'altro che un momento di clemenza o di mera clemenza, è sostanzialmente un'azione di governo della situazione per collegarsi all'altra grande domanda, che è quella della sicurezza, che trova la sua forma se c'è una sostanziale forma di sbocco effettivo. Certo, in un paese nel quale abbiamo il Robby Terry, il Robby Quater, avremo il Robby Quinto e quindi il Ruby, come io ho detto Robby per citare i film, i Rocky, perché appunto come le serial cinematografici, vi rendete conto che nel momento in cui si continua a mantenere questo equivoco terribile, che è quello della obbligatorietà dell'azione penale, di fatto si determina un meccanismo che riconsegna ad un ordine la cui funzione non sto qui a discutere, perché è essenziale al gioco democratico. Noi siamo stati fino alla noia protagonisti di una sottolineatura importantissima, cioè che la domanda di giustizia e la magistratura come estrinsecazione di questa domanda di giustizia è una domanda che fondamentalmente trova la sua esigenza nel più debole, perché in uno scontro con un uomo potente, con mezzi economici, finanziari, eccetera, è evidente che io devo sperare di trovare il giudice di Berlino che mi consenta di trovare una corrispondenza. Quindi è tautologico nel gioco democratico, non è in discussione, e ogni qualvolta noi ci troviamo di fronte a questa rappresentazione un po' paradossale che ci porta per esempio a dover rilevare che in questi giorni, lo dico con molta franchezza perché di questo poi si tratta, il numero ha anche questo tipo di funzione, ha una funzione anche lineare perché sottende una ricostruzione storico-politica di come prende forma un potere come punto centrale, ma anche una funzione di proposta, perché disboscamento di tutto l'armamentario di 9 milioni di processi significa offrire la possibilità di andare a focalizzare l'azione sui processi che sono quelli più essenziali. E quello che Rita citava, il pacchetto Pannella, che cos'è il pacchetto Pannella? Il pacchetto Pannella è la costruzione dei 7 punti essenziali, che sono la pre
quale condizione attraverso la quale si può attuare una riforma della giustizia. È una riforma della giustizia che vada a contrastare con quella che, ahimè, lo stesso Biagio Re Giovanni definiva come una quasi impossibilità. La magistratura non accetta di riposizionarsi nell'alveo che è quello che la Costituzione gli disegna. Oramai sono un potere e non sono in grado di essere disponibili, tant'è che la stessa, e qui è una mia sottolineatura politica, la stessa nomina di Davigo a Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati corrisponde a quegli anni 90 in cui, diciamo, di fatto per la prima volta nella storia di una democrazia moderna un intero sistema politico, per di più gravato da tutti quelli che erano stati gli atti critici che noi avevamo espresso rispetto alla partitocrazia, crolla sotto il sistema della magistratura, cioè di attori che non si confrontano col gioco democratico. Quindi di conseguenza questa consegna, dovuta anche alle scelleratezze di una sinistra post-comunista che non aveva avuto la forza di affrontare la questione liberale e alla sua ignoranza di cultura liberale, che determina una, diciamo, definizione di meccanismi che in qualche modo fornisce a tutti noi che cosa? Fornisce la convinzione che il lavoro con cui si sta procedendo è un lavoro che con umiltà ma con determinazione, con quel coraggio di rischiare l'essenziale e non soltanto il superfluo, si tenta di ricostruire gli unici strumenti attraverso cui alla crisi politica si può dare una risposta. Ma questo poi casomai lo voglio un attimo meglio definire. Piuttosto volevo chiedere a Luigi Oreste Rintallo di portare un proprio contributo, perché Luigi, andando a ripescare un dibattito che si formulò proprio alla fine degli anni 70, da una provocazione tra virgolette di Marco, quando appunto mise in evidenza come le origini dello Stato moderno sono le origini dello Stato violento e quindi di conseguenza vi erano le condizioni entro cui si è costruita una situazione per la quale la dialettica nostra è stata allontanata dalla iscrizione nell'agenda politica. Ecco, per esempio, nell'istante in cui Rita ci dice un lavoro esterno attraverso lo sciopero della fame, che significa non un fatto casuale, ma la volontà di reinserire nel dibattito istituzionale attraverso anche un percorso che è reso complicato, perché è evidente che nel momento in cui tu accenni al fatto che esiste una maggioranza già compiuta relativamente all'aspetto dell'ordinamento penitenziario, vuol dire che questo è un viatico fondamentale per aprire il varco ad un'azione di riforma che diventa poi un riflesso positivo sull'interazione di riforme della giustizia. La preclusione a questo è una volontà a non voler realizzare una riforma, perché gli attori nel gioco di potere, gli attori in campo, in questo caso una delle due M, con il supporto della seconda M, con la vocazione fornita in modo anche scellerato da che cosa? Dalla paradossale azione dei partiti che hanno occupato la scena, le istituzioni, hanno occupato in modo dal dopoguerra in poi in modo totale tutto quello che era i luoghi che non erano di loro competenza. Noi ci troviamo di fronte a un vicolo cieco, cioè la crisi economico-finanziaria porta l'Italia ad essere il paese più denutrito di strumenti istituzionali e strumenti politici in grado di fronteggiare, e diventa anche, diciamo così, il soggetto meglio predisposto ad essere azzannato dagli equilibri di potere in quanto tale. Non è che noi viviamo la crisi delle banche o viviamo l'intero sistema partitocratico, perché le banche hanno mai esercitato, a cui risulta, una funzione di imprenditoria bancaria. Erano legate al sistema partitocratico come lo è il mondo accademico, come lo è stato la magistratura per lunghi anni, privilegiata nella sua funzione di conforto alle logiche che avevano il terminale nel centralismo burocratico dei partiti, a cui si erano affidati anche gli altri partiti che non venivano dalla matrice marxista. E in questa chiave qui la ricomposizione del tessuto democratico parte attraverso questo lavoro che la rivista ha cercato di ridisegnare in modo completo, che è di ordine politico, che è di ordine istituzionale, che è di ordine pragmatico e che riguarda la libertà delle persone. Però guardate, la libertà delle persone passa anche attraverso il fatto che molto spesso non ci si rende conto, e che ho sentito l'altro ieri, sempre il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, in questo caso più che a un magistrato penso a un segretario politico, perché di questo si tratta, l'Associazione Nazionale Magistrati è un soggetto politico, non ho nessun limite, non ho nessun problema a ritenere questo un aspetto deteriore, però è stupefacente che a una domanda
abbastanza prone di uno dei soggetti che operano nel sistema informativo delle news. No, era esatto, era cioè in quella trasmissione D'Alico cosa dice di fronte alla diciamo evidenza della carcerazione preventiva e del fatto che molto spesso c'erano delle conseguenze abbastanza disastrose per quanto riguarda la vita delle persone e degli individui. Dice: ma qui voi continuate ad analizzare la situazione in modo sbagliato, perché non vi volete render conto che in realtà anche la ingiusta detenzione è quasi una obbligatorietà del magistrato, perché molto spesso accade che il soggetto che non viene tenuto in galera poi esce e minaccia colui che l'ha denunciato, secondo una metodologia squisitamente mafiosa, che potrebbe anche accadere, perché casomai il 2% dei soggetti che sono in carcerazione preventiva sono in qualche misura coloro che possono avere questa istanza mafiosa in termini strutturali. La verità è che dietro alla carcerazione preventiva, dietro all'altro grande dramma che è quello della ingiusta detenzione, vi è oramai una realtà che riguarda tutti i cittadini italiani. La magistratura, che qualche anno fa era uno dei riferimenti importanti nella speranza del cambiamento, anche mitologicamente costruiti in quei famosi anni 90 in cui l'azione salvifica era affidata a questa linearità di questo soggetto, per di più senza nessuna diciamo pratica democratica reale al suo interno. E qui, ripeto, questi aspetti non sono provocazioni, sono dati di fatto che noi iscriviamo all'interno di una nostra precisa configurazione, almeno per quanto riguarda la rivista, per quanto riguarda il lavoro di Agenzia Radicale, cioè la essenzialità della magistratura come soggetto terminale della speranza del più debole di avere un minimo di giustizia. Ebbene, questi aspetti sono oramai il nucleo centrale. La questione giustizia è la questione politica non soltanto in Italia per il vissuto delle persone, ma anche nel gioco delle relazioni internazionali. Guardate che se andate un attimo a confrontarvi con la realtà europea, con tutti i limiti e le contraddizioni che essa contiene in questo momento, con la realtà anche mondiale, scorgerete che l'Italia è debole non soltanto per il mostruoso debito pubblico di cui è titolare, ma è debole perché non è attendibile come garante di giustizia, e cioè come possibilità per cui un qualunque attore finanziario, penso anche ai mostruosi fondi internazionali, non vengono a investire. Perché dovrebbero investire in un paese nel quale le loro condizioni vengono completamente precluse dalla possibilità di avere una garanzia in quanto tale? E cioè questo cortocircuito oramai non riguarda, e dovrebbe già essere sufficiente a riguardare le domande legittime del singolo cittadino, la propria domanda di libertà e anche la propria domanda di giustizia, riguardano questo intreccio, direi, terribile, che si è configurato con la crisi della politica, la crisi delle istituzioni, sistema di finanziarizzazione internazionale con aggressione agli attori politici e agli attori istituzionali. Passaggio successivo nel meccanismo italiano, istanza di corporativizzazione, che è la conseguenza di quello che io spesso chiamo la società delle conseguenze. Questo paese dagli Alta in poi è cresciuto dentro un meccanismo per cui il debito pubblico serviva a finanziare la pax sociale e quindi serviva a mantenere una condizione, essendo centrale tra i due blocchi che governarono dopo gli Alta il mondo, era necessitata in questa veste. Tutto questo viene affrontato da una soggettività politica, quella radicale, che non soltanto ha avuto il merito di rifornire alla società italiana degli unici strumenti che non sono depistati in chiave terroristica o in chiave estremistica, ma hanno invece rifornito le condizioni per cui hanno inventato nuovi soggetti sociali che erano preclusi dai meccanismi culturali, le donne, i giovani, le domande, diciamo anche non violente, le obiezioni di coscienza, cioè, ha rifornito la società di tutto questo, ma è stato impedito, forse anche per errori suoi, per debolezza strutturale, ad avere un ruolo di centralità. E oggi quali sono le macerie in cui ci troviamo? Soggetti che praticano un ribellismo fine a se stesso, assenza di cultura di governo, e il nostro tentativo di rifornire in chiave di governo delle situazioni la proposta complessiva, preclusione totale. Noi oggi siamo qui completamente ignorati dalla stampa in senso generale, ma questo fatto di ignorare non dipende soltanto, come pensa qualche nostro amico, dal fatto che noi non siamo in grado di penetrare. È una preclusione ovvia, direi assolutamente necessaria, assolutamente irrinviabile. È chiaro, perché diventa un elemento che fa esplodere negli anni 70, l'ho ripetuto fino alla noia questa roba qui, negli anni 70, quando il movimento dei diritti civili
per questo nutrimento e questa articolazione di nuovi attori sociali che venivano messi in campo diventava centrale. La centralità fu assunta dal terrorismo, e cioè da un meccanismo per cui la cultura dell'emergenza, e qui poi chiediamo all'amico Fabio Viglione di intervenire proprio sulla, in chiave anche normativa, in chiave anche giuridica, l'avvocato Viglione, e cioè che la cultura dell'emergenza è essenziale al sistema di potere, perché sulla cultura dell'emergenza può costruire la propria, diciamo, obbligatorietà di presenza. Ma adesso l'ho presa forse troppo per le lunghe. Luigi Oreste Rintallo ci definirà questo, e poi scusami Fabio, ma devo anche a te chiedere di poter intervenire per dare forma a questa costruzione dell'emergenza come... Buonasera, mi riallaccio proprio a quello che ha appena detto il direttore Ritta riguardo al silenzio, al fatto che l'iniziativa intorno alla giustizia è spesso silenziata dalla stampa, dalla grande informazione, per ricordare proprio le ragioni per cui, come è nato il numero di Quaderni Radicali. Il numero di Quaderni Radicali, 113, è nato proprio a novembre, in occasione della marcia per l'amnistia organizzata a partire dal congresso di Rebibbia. Ecco, a questo punto, cos'è che ci siamo accorti? Che 20.000 detenuti hanno aderito allo sciopero della fame organizzato dai radicali, e questa notizia, che è assolutamente incredibile, assolutamente unica, 20.000 persone in carcere, 20.000, ricordiamolo, criminali, sono dei criminali, o perlomeno sono persone che sicuramente hanno qualcosa da... Ma giustamente lì mi faceva presente che era il Partito Radicale Non Violento che ha fatto, ma lui ha parlato del congresso di Rebibbia. Il congresso di Rebibbia, le 20.000 persone che sono in carcere, 20.000 detenuti che fanno lo sciopero della fame, e cioè fanno un'iniziativa non violenta, usano una pratica di non violenza, e questa pratica di non violenza viene assolutamente tacitata, silenziata, annullata dalla grande informazione. E che cosa scrive Rippa in occasione di questa? Era una nota che era apparsa proprio come comunicato stampa in successivo proprio all'evento. Una Repubblica formatasi sul rito del sangue non può permettersi la disobbedienza civile. La politica dei diritti civili, che si muove sulla coscienza e sulla responsabilità della persona, è garantismo e libertarismo combinato, e proprio per questo va cancellato dalla visione generale. Partendo da qui ci è venuto in mente di collegare qual è appunto il rito del sangue che è all'origine dello Stato italiano, e il rito del sangue l'abbiamo collegato a questo antico dibattito che ci fu negli anni passati, negli anni 80, sul Quaderni Radicali, proprio a partire dall'osservazione che fece Pannella sulla strage di Via Rasella, in cui sottolineava come la Repubblica fosse nata a partire da quell'atto violento, un attentato per molti aspetti, molti storici hanno considerato addirittura ingiustificato o perlomeno inutile dal punto di vista strategico-militare, ma che è stato difeso strenuamente dalla storia della Resistenza come l'atto costitutivo, fondativo del nuovo Stato, della nuova Repubblica. Ma proprio perché nata su quella logica di violenza, è chiaro che poi non può accettare nessuna logica non violenta, nessun modello alternativo di democrazia, se non quella che nasceva dalla violenza della guerra e del fascismo. Da questo punto di vista lo scrittore Elio Vittorini diceva che noi non siamo veramente mai usciti dall'utero sozzo del fascismo, diceva questa espressione, e ci aveva ragione. Di fatto la Repubblica che è nata, la Repubblica Partitocratica, non è riuscita a creare una soluzione di continuità rispetto al passato. E di questo ne paghiamo le conseguenze anche sul piano della giustizia, quando abbiamo una corporazione, quella dei magistrati, che si sente, come dice appunto Mauro Calise nell'intervento, come un'entità assolutamente impermeabile alle novità, impermeabile alla democrazia stessa, al senso stesso di democrazia, tanto è vero che non riesce a rapportarsi, a relazionarsi, e la conflittualità che manifesta il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati con tutti gli altri soggetti, a cominciare dall'Avvocatura,
è la dimostrazione di questo rapporto conflittuale e questa pretesa di comando che ormai la magistratura ha preso. Ma penso che a questo punto convenga che intervenga un esperto in materia. Allora, Fabio Viglione collabora da tempo con e proprio perché il coraggio dell'uscita dall'emergenza? Vieni di qua, Fabio, scusa, mi scendi il microfono. Perché è evidente che sull'emergenza vi sono i presupposti su cui si può esercitare un'egemonia, se la si collega poi alla possibilità di impedire la libertà della persona o graffiarne l'immagine in modo devastante nella stagione che si è formalizzata, quella che Leonardo Sciascia parlava del così esservi appare, che una volta che modo di sentire da lui in un ristorante qui al Pantheon, e lui ne definì proprio i contorni del così esservi appare, che ha dei riflessi di estrema importanza, del perché l'emergenza è comunque uno stato di necessità che in qualche misura diventa quasi obbligatorio dentro a questi rapporti di forza che si sono venuti a sviluppare. Io dico che è stato già detto molto autorevolmente che questo numero di quaderni radicali è particolarmente interessante perché cerca di analizzare l'amnistia e il problema dell'amnistia e le discussioni relative all'amnistia e una serie, diciamo, di proposte che, diciamo, si riferiscono a provvedimenti come l'amnistia, cercando di entrare nel merito e cercando di dare concretezza a soluzioni che si propongono. Rita Bernardini ha fatto un po' una, con la consueta lucidità e capacità e testimonianza, una disamina di tutta una serie di situazioni che ci portano a dire che è una precarietà sulla quale dobbiamo tutti interrogarci e cercare, insomma, di arrivare a delle risposte serie, effettive, efficaci. Perché allora l'amnistia diventa non soltanto un perdonismo, non soltanto un provvedimento clemenziale, non soltanto un regalo a qualcuno, ma diventa una necessità? Perché prima di arrivare a fare riforme strutturali, con i tempi necessari a farle, bisogna uscire dall'emergenza, bisogna uscire da una palude nella quale non è possibile in tutti i settori, diciamo, dare delle risposte di garanzia rispetto a una serie di diritti da assicurare ai cittadini. I temi sono spesso gli stessi, ma non perché noi vogliamo parlare sempre delle stesse cose, perché purtroppo è da troppo tempo che rimangono così, rimangono nell'emergenza, le chiavi sono quelle, restano nei cassetti. Allora, quando si parla di economia, giustamente Geppi faceva riferimento, l'ha fatto anche Rita prima, a quello che ci costa una giustizia inefficiente o lenta, e quindi ci parlano di PIL, prendendo dati ufficiali che sono stati forniti autorevolmente da istituti che di questo si occupano, e ci dà anche una chiave di lettura internazionale rispetto alla, diciamo, allo scarso appeal che l'Italia può esercitare per investitori esteri. E allora dire che il processo dura troppo, al di là di richiamare la ragionevole durata del processo che abbiamo ormai in Costituzione, significa anche cercare di dire: sentite, il processo dura troppo, vediamo come farlo durare di meno. Allora cerchiamo di trovare quei correttivi. È stato detto correttamente: se il numero di magistrati rispetto al contenzioso non consente di verificare le notizie di reato, parlo della giustizia penale, in tempi rapidi, c'è qualcosa da fare. Allora, probabilmente si deve depenalizzare di più, qualcosa è stato fatto, ma si può andare molto più in profondità. L'amnistia può evitare più dell'indulto, perché come correttamente veniva detto non incide sulla pena, che magari consente comunque al processo di andare avanti e poi in caso di condanna di non incide solo sulla pena. Quindi un processo che non si fa consente di dare più energie, consente di dare
diciamo, più strumenti per perseguire i reati e quindi per fare i processi in tempi ragionevoli. E allora su questi temi vogliamo guardare a questa emergenza che effettivamente c'è, oppure ci vogliamo soltanto dividere in modo ideologico, guardando a chi propone l'amnistia come un pericoloso, insomma, cittadino che quasi vuole stare dalla parte di chi commette i reati? Perché mi pare che a volte il sostenere l'amnistia, il sostenere l'indulto, insomma, talvolta viene tacciato di quasi irresponsabilità. Ma come, con quello che accade tu ti permetti di dare questo tipo di esempio? Cioè, che chi sbaglia comunque va via senza nessuna sanzione. Allora credo che i contributi, c'è anche il contributo del neo presidente della Camera Penale di Roma, che non è potuto essere qui, era con me per un impegno professionale comune, all'ultimo momento non è potuto venire, sono tutti raccolti nell'ottica di un contributo su un tema concreto, senza voli, senza ideologismi privi di ricaduta su una proposta. Io credo che è arrivato il momento di vedere effettivamente se vogliamo dare delle risposte in termini di concretezza a questi dati, che sono dei dati oggettivi, oppure vogliamo continuare con l'ideologismo. Perché se vogliamo continuare con l'ideologismo ci continueremo a dividere come si è fatto finora e a non risolvere questi problemi. Altrimenti prenderemo in considerazione seriamente anche l'amnistia, nonostante abbia, come ben sapete, un meccanismo particolarmente faticoso per essere poi adottata, perché la maggioranza richiesta in Parlamento è talmente alta che, insomma, difficilmente si potrà approdare ad una amnistia approvata in Parlamento con la maggioranza necessaria. Però certamente deve uscire fuori dal dibattito questa pregiudiziale, e la tematica, così come sviluppata un po' da tutti gli interventi, va in questa direzione. Un ultimo dato: a me sembra che spesso degli interventi che parlano un po' alla pancia del Paese vanno nella direzione di utilizzare, a proposito della lunghezza dei processi, una dimensione che io non condivido. Cioè, il processo dura troppo, eliminiamo la prescrizione. Ma è una cosa, insomma, francamente molto grave, secondo me. Alla prescrizione non si deve arrivare, ma non eliminiamo la prescrizione, abbiamo eliminato il problema, perché comunque al centro c'è il cittadino, con i suoi diritti, con la sua vita che non può essere sospesa, che non può vivere. Questi invece vogliono allungare. E appunto, e allora io dico, siccome spesso si sente dire, ma noi eliminiamo la prescrizione, così non c'è il problema. Così, siccome abbiamo detto, no, molti reati si prescrivono, molti processi, benissimo, allora quale potrebbe essere la soluzione? E spesso lo sentiamo dire, ci sono anche proposte che la iniziano a sospendere. Eliminiamola. Allora io mi chiedo, siamo tutti d'accordo che la prescrizione è un fallimento dell'accertamento, non si accerta, quindi, insomma, il processo è stato inutile sotto certi aspetti, dal punto di vista anche del dispendio. Oh, no, ma io dico, e allora troviamo i meccanismi per giungere a una ragionevole durata. Per esempio, uno di quelli che noi più volte ne abbiamo parlato, le indagini durano troppo. Cioè, le indagini hanno dei termini non perentori. Siamo sicuri che la strada giusta, cioè quella di dire che le indagini possono durare, hanno dei termini, però senza delle sanzioni in caso di superamento di quei termini, che finiscono per essere ordinatori ma non hanno nessuna perentorietà. Perché poi, se si parte in ritardo, è chiaro che non si arriva, e allora c'è da rivedere probabilmente tanto anche rispetto a quanto durano le indagini, anche perché le indagini sono quelle che, rispetto al cortocircuito magistratura media, del quale pure si parla, forse fanno un po' più di danni
anche rispetto alla la rappresentazione della realtà che spesso è figlia di un'adesione acritica a una idea investigativa e crea il danno maggiore anche a fronte di un processo che poi nello sviluppo fisiologico del dibattimento può portare un cittadino ad essere assolto con formula piena dopo che magari il suo nome, la sua vita, le sue relazioni hanno subito attraverso i media un contraccolpo tale da non consentirgli più di riprendersi, da impedirgli di avere una vita normale, relazioni, opportunità. E allora forse è proprio nella fase delle indagini che noi dobbiamo interrogarci e dobbiamo pensare a soluzioni che possano portare a tempi più rapidi. Bene, grazie Fabio. Volevo adesso, poi chiederò anche a Rita di meglio formulare una rilettura delle 7 proposte del pacchetto Pannella, che è una specie di sintesi di 20 anni di battaglie radicali sulla giustizia. Chiedere a Rosa Filippini se può un attimo avvicinarsi qui, in modo tale da poter fare una piccola incursione su questa su questo ricordo di Mario Signorino, che sicuramente l'ho già detto prima, resta una personalità importante all'interno di un perimetro culturale che è stato di fatto proprio massacrato dalla non risolta questione liberale del nostro paese. E credo che in buona sostanza, io voglio ricordare, prima di passare la parola a Rosa, una conversazione che ho avuto con Mario, pubblicata da Quaderni Radicali, che aveva per oggetto una ricostruzione del mondo ambientalista italiano e come quella occasione si rivelò di grande efficacia, perché senza nessuna forma di sovrapposizione ideologica ne venne fuori una mappa precisa di quale è stato il tentativo di immettere l'ambiente come una delle condizioni per definire una cultura di governo che coniugasse difesa ambientale con lo sviluppo, e contemporaneamente come in realtà il versante politico, quello che vide l'occupazione dei cosiddetti movimenti di sinistra estrema, in qualche misura ha finito per indebolire l'efficacia dell'azione politica di questa funzione di rottura, che credo in qualche misura poteva contribuire a sottrarci a quel continuismo che è una delle parabole più terribili del nostro paese. Io vorrei appunto dare la parola a Rosa e anche meglio definire, come credo possa emergere dalla nota che lei ha scritto a questo ultimo, credo ultimo lavoro che Mario ha fatto, sulla ricostruzione dell'astrolabio e sul ruolo dell'azionismo, che credo resta una cosa di cui le sono grato per avercelo rifornito, ma ancora di più grato per averci consigliato di pubblicare questa, come anteprima, questa lettera che credo fosse del 62, che Mario ha ricevuto da Ernesto Rossi proprio in occasione del suo lavoro di tesi che aveva riguardato Salvemini. Io prendo la parola sostanzialmente per ringraziare, perché questo Quaderni Radicali si è fatto portavoce dell'unico soggetto collettivo che ha ritenuto di dover ricostruire o di comunque omaggiare il ricordo di una persona che ha avuto un ruolo secondo me non di secondo piano. Mario nella sua vita ha attraversato molti soggetti collettivi, ma non c'è nessuno che se lo sia, cioè che l'abbia sentito come parte della propria storia, ed è abbastanza singolare che invece l'ambito radicale sia stato l'unico a fare questo riconoscimento. E devo dire, è interessante vedere anche la ricostruzione da parte di Silvio Pergameno quando titola, riconosce appunto la storia di un liberale, sia pure per percorsi impervi. Probabilmente Geppi si ricorda, anche Rita, quando eravamo molto giovani negli anni 70 e Mario lo prendevamo sempre in giro, lui, Silvio Pergameno e gli altri vecchi di allora, per questa mania che aveva Pannella di ricordare insieme a loro e di riportare in vita vicende che per noi, per l'epoca in cui vivevamo, erano assolutamente
lontane, ma ripercorrere la storia del Partito d'Azione, del mondo di Pannunzio, dell'Astrolabio, di Ernesto Rossi e di Ferruccio Parri era molto importante per Pannella, e solo adesso mi rendo conto di come questi fili riannodati abbiano un valore molto importante. Allora ci scappava quasi da ridere, no? Mario Paggi, ma chi era sto Mario Paggi? Cioè, prendiamo in giro tutti quanti. Mi ritrovo adesso a rivedere anche attraverso le carte di Mario la ricostruzione di storie che hanno avuto un'importanza fondamentale, perché ho l'impressione che questi soggetti liberali da percorsi impervi abbiano avuto la funzione del piede messo nella porta per evitare che si chiuda, e cioè un po' nella condivido abbastanza purtroppo l'immagine che ha disegnato Geppi di questa società che non sembra avere più riferimenti e che in questo vuoto totale spende delle energie inutili, e nel non riconoscere un filo comune o delle storie significative c'è appunto una porta che si chiude. Ecco, se le storie di molti di noi, e in particolare del soggetto radicale, servono a tenere un piede in quella porta, questo è importante per molti e può rappresentare una via d'uscita anche alle nostre storie attuali. Grazie, grazie Rosa. E adesso Rita, cerchiamo di ridisegnare un po' il senso di quelle sette proposte. Tra l'altro sì. Abbiamo ancora, credo, come partito l'esigenza di chiarire se troveranno un loro sbocco istituzionale attraverso la presentazione di senatori o deputati che vogliono farlo, oppure attraverso un'iniziativa popolare che potrebbe essere legge di iniziativa popolare. Sì. Però ripeto, a me piace ricordare come queste sette proposte di legge hanno una loro coerenza logica. Abbiamo analizzato le premesse del perché e del per come la questione giustizia diventa questione politica, abbiamo analizzato la questione dei rapporti di forza, di potere e di potenza, abbiamo analizzato il trasferimento ad una corporazione dal ruolo di ordine al ruolo di potere, e ancora abbiamo però voluto richiamare il fatto che per noi la questione giustizia non è un'opera di polemica con la magistratura, perché dalla magistratura auspichiamo, io amo ricordare come non soltanto non ho trovato la magistratura negli anni in cui qualcosa poteva essere fatto, ne parlavo prima con Franco Crocetti a proposito del terremoto del 1980, io nell'81 ho presentato 15 denunce circostanziate a 5 procure della Repubblica in Campania, nel momento in cui si realizzava il bottino dell'ultimo finanziamento alla partitocrazia di circa 500.000 miliardi che fu allora fatto. Ebbene, in quella stagione non uno, avevo messo anche i nomi degli avvocati, degli ingegneri, dei notai, molto spesso del Lombardo-Veneto e anche del, che in qualche misura saccheggiarono quella grande opportunità. Bene, non uno mi ha consentito di poter arrivare in sede giudiziaria, e non uno neanche ha consentito a me di essere, come potrebbe essere una fortuna per Rita, essere imputato come denunciato da qualcuno per diffamazione. Niente, completa assenza, perché in quel momento quello del togliere, quello di realizzare un vero e proprio massacro di identità resta l'unica arma per una scheletrica classe dirigente prodotta da questa lunga parabola a cui più volte mi sono richiamato. Ricostruiamolo queste sette proposte di legge, che sono secondo me l'essenziale relativamente al fatto che senza il disboscamento dell'amnistia non si arriva a dar mano ad un'azione di riforma, e questa azione di riforma deve avere questi sette capisaldi per potersi estrinsecare come un qualcosa di positivo. Sì, una piccola cosa voglio dire a proposito del numero dei magistrati, perché si dice sono sotto organico, sono pochi, eccetera. Proprio lo stesso Salvi che ho citato prima
stamattina ha detto: intanto cominciamo a richiamare quelli che sono distaccati presso i ministeri, nelle istituzioni intese come anche istituzioni internazionali, e da questo punto di vista possiamo vedere che invece le forze ci sono. Il problema è che sono utilizzate in altre parti, e fra l'altro mettendo in discussione così anche il principio della separazione dei poteri, perché insomma se al Ministero della Giustizia, faccio un esempio, ma anche agli altri ministeri, a preparare i disegni di legge ci abbiamo i magistrati, e sempre i magistrati. Questo lo dici anche nella conversazione che abbiamo fatto, ribadisci questo. Cioè, se ci troviamo loro, difficilmente scriveranno qualcosa che va contro la corporazione. Ma non è un caso che è un principio fondamentale della democrazia la separazione dei poteri. Invece noi ce l'abbiamo proprio lì a scrivere le leggi. E quindi il magistrato legislatore, ma se noi andiamo a vedere anche tutte le leggi dell'emergenza, ma quelle sono state proprio dettate, la politica ha scritto il magistrato dettava, perché così è stato. Queste proposte di legge, ma in realtà ce n'è solo una veramente nuova, diciamo. Il resto sono quelle della storia radicale. Alcune di queste non abbiamo potuto proporle tramite il referendum nella nostra storia, perché sono di riforma costituzionale, e quindi è impossibile fare referendum abrogativi, e poi con l'abrogazione comunque non si poteva arrivare ad un risultato. La prima proposta di legge è la modifica all'articolo 112 della Costituzione, che riguarda appunto l'abolizione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Il professor Di Federico, che mi è venuto a trovare ieri e che si è iscritto al Partito Radicale, fra l'altro portandomi la sua ultima produzione, che è veramente qualcosa di molto interessante, che riguarda il ruolo del Presidente della Repubblica nella storia, quale vicepresidente, quale presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Un libro veramente da seguire. Vabbè, lui ricorda sempre, siccome lui si è occupato di diritto costituzionale comparato, che all'estero, quando diceva che in Italia avevamo questo principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, gli rispondevano sempre: ma siete forti, siete brevissimi, ma come fanno? A è un mistero per tutte le altre magistrature d'Europa. Come fanno a perseguire tutti i reati? E infatti non lo fanno, e il risultato è che decidono loro, cioè l'amministrazione politica, la scelta, che è una scelta politica, se perseguire maggiormente, quindi lavorare di più su determinati reati oppure su altri, cioè la politica proprio. E noi abbiamo avuto nella storia le famose circolari Maddalena, insomma, che davano delle indicazioni alla procura. Qualunque sia il criterio, comunque si rischia di avere un'ipocrisia, perché anche se il criterio è un criterio, diciamo, di non so, numero d'ordine, però di fatto non si perseguono tutti. Certo. E allora il principio è bellissimo, però non è attuabile. Però nessuno si vuole applicare nel trovare una forma, diciamo, di correttivo rispetto al fatto che il principio è bellissimo ma è disapplicato. E forse se depenalizzassimo un po' di più, io ritorno su quello, magari con meno ipotesi di reato, altre condotte, le stesse, potrebbero essere sanzionate in altro modo, forse ci sarebbero le risorse e il tempo. La produzione di ipotesi di reato è uno dei classici. È un po' prosaico, è il mio ragionamento. Da questo punto di vista, tu lo sai, ci sono state commissioni illustri che hanno presentato dei progetti ragionevolissimi di depenalizzazione,
Io ricordo la commissione Nordio, la commissione Pisapia. Tu lo accenni anche nella conversazione che facciamo. Dopodiché però nessuno se li è filati più di tanto, perché anche le ultime depenalizzazioni che hanno fatto sono molto, però, molto ristrette. Se uno è un potere e nella obbligatorietà dell'azione penale può egemonizzare la sua funzione, difficilmente ha voglia, esatto, di questo fa parte la del conseguenza potere. Della logica. La seconda proposta di legge invece riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, e qui c'è il famoso problema delle correnti e si propone il sorteggio. Poi la terza proposta di legge, e qui c'è piena convergenza con l'Unione delle Camere Penali, ma storicamente, tant'è vero, credo che loro presenteranno, ne abbiamo parlato l'ultima volta quando ci siamo incontrati, una proposta di legge di iniziativa popolare sulla separazione delle carriere dei magistrati, e da questo punto di vista credo che noi potremmo dare una mano, perché una delle tante cose che abbiamo fatto è, nella nostra storia anche recente, è di attivare le carceri perché si potesse esercitare non solo il voto, perché non tutti i 54.000 attuali che stanno in carcere hanno perso i loro diritti politici, non tutti hanno preclusa la possibilità di voto, e la cosa che abbiamo fatto anche in occasioni referendarie è andare a raccogliere le firme in carcere. E quindi c'è questa proposta di legge, diciamo, condivisa con l'Unione delle Camere Penali, che è quella della separazione delle carriere. Poi abbiamo la famosa modifica dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che impedisce la concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti, in particolare per mafia, terrorismo, e da questo punto di vista sembra quasi che lo Stato non preveda per questo tipo di detenuti, consegnandoli a mio avviso direttamente nelle mani della criminalità, non preveda che queste persone possano essere rieducate, tra virgolette, e quindi reinserite. Esatto, e quindi c'è una riserva per loro, non possono riabilitarsi, e tutto questo naturalmente è collegato poi con la proposta per noi di abrogazione della pena dell'ergastolo, e collegandola poi con il 4 bis è evidente l'ergastolo ostativo. Poi ecco, arriviamo a questa proposta che a me piace molto, diciamo che è un'idea che ho avuto diversi anni fa, che è quella di... quella è l'ultima, vabbè, la cito adesso, certo. Che è quella praticamente di costituire un'anagrafe, un registro unico nazionale degli incarichi che sono conferiti dall'autorità giudiziaria ai cosiddetti amministratori giudiziari, cioè quelli che per esempio gestiscono, c'è stato recentemente il caso Saguto, gestiscono i patrimoni sequestrati alla mafia, oppure altri, anche se non collegati alla criminalità organizzata, altri patrimoni sequestrati in determinati processi, ma pensiamo agli incarichi delle sezioni fallimentari. Tutto questo avviene nella più totale mancanza di trasparenza. E in questa anagrafe che noi proponiamo invece vorremmo sapere chi sono quelli che hanno avuto gli incarichi, quanto hanno incassato, che percentuale hanno incassato per gestire questi patrimoni, o anche quelli che fanno le perizie, cioè quanto, siccome è una cifra che sborsa lo Stato
nei confronti di queste persone, credo che i cittadini ne debbano avere un rendiconto, anche perché poi è possibile, qualche sospetto naturalmente è possibile averlo, che gli incarichi siano dati sempre alle stesse persone, insomma, no? E io ho visto delle, mi è capitato di vedere delle ripartizioni veramente incredibile di patrimoni ingenti sequestrati, per cui risultava che, essendo il patrimonio ingentissimo, chi curava la sua amministrazione arrivava a prendere fino a 2,5 milioni all'anno, non in tutto, all'anno, per tale amministrazione. Poi l'altra proposta di legge, che è veramente significativa ma è scavata nella storia radicale, su questa abbiamo tentato anche delle riforme di tipo referendario, così come su quella della separazione delle carriere, è quella degli incarichi extra giudiziari, cioè, e anche dei cioè anche la parte per la quale i magistrati, senza dimettersi, diciamo, entrano nel mondo della politica. Noi abbiamo Emiliano, che è un magistrato, mica si è dimesso dalla magistratura per fare il governatore della Regione Puglia, e cioè, adesso proprio sta entrando sempre di più a piepari nella scena politica, anche candidandosi ad essere il segretario del Partito Democratico, però comunque da questo punto di vista ci vuole chiarezza, insomma, non è tu eserciti da magistrato un potere immenso, dopodiché sospendi, ti vai un periodo in politica e poi magari ritorni a fare il magistrato, insomma, se il caso anche nella stessa circoscrizione, è nella stessa circoscrizione riesce meglio il lavoro, insomma, evidentemente. E poi anche gli incarichi che vengono dati ai magistrati, nonché la questione di cui ho parlato prima, e cioè dei distaccati presso i ministeri. Mi viene in mente, perché è una notizia cioè la sapevo e non riguarda la magistratura, però riguarda sempre le corporazioni, cioè, e mi riferisco in questo caso ai sindacati della polizia penitenziaria. Perché dico questo? Sono stata recentemente al carcere di Rebibbia femminile e lì c'erano gli agenti che erano disperati, perché, ed erano soprattutto agenti donne, perché dovevano fare dei turni anche di 12 ore per coprire le scoperture della carenza di organico, che era determinata quasi esclusivamente dai distacchi degli agenti presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Provveditorato Regionale o altre, o anche presso i tribunali, cioè distaccati ovunque pur di non fare quel lavoro. Allora, evidentemente, io so che il capo del DAP Santiconsolo è intervenuto su questo, ma non ha avuto molte risposte da chi dentro il DAP è responsabile, perché c'è un responsabile del personale che deve governare, insomma, tutti questi distacchi non sono certo accettabili. Però, insomma, questa era una mia divagazione. Credo che queste proposte di legge integrino bene quel che ci siamo detti questa sera, cioè di questo potere che poi alla fin fine potremmo definirlo un abuso di potere, però che è concesso dalla politica per come si è comportata, per come ha agito negli ultimi anni, non avendo a cuore fondamentalmente Stato di diritto e democrazia. Tu ricordavi le tue denunce a Napoli, io ricordavo un'espressione, una cosa che ricordava, che ripeteva spesso Pannella, cioè in Sicilia lui percorreva le strade e vedeva intere città sorgere come funghi,
dice io le vedo, ma qualche procuratore della Repubblica non si rende conto che sono fuori da qualsiasi piano regolatore, che sono sicuramente frutto di abusivismo. Eppure non lo sappiamo che in questo nostro paese sono nate così intere città e quindi si è dilapidato il nostro territorio, anche Roma. Dunque, io voglio ricordare in conclusione anche un'altra serie di interventi che questo numero contiene, che così come è stato esposto ha una sua, diciamo, organicità nel senso positivo, descrive antefatti, racconta anche le valutazioni di merito e propone anche per il futuro. Voglio dire appunto che, oltre che di Biagio De Giovanni e di Mauro Calise, ricordo l'intervento di Aldo Masullo proprio sul digiuno dei reclusi, ricordo anche gli interventi di Maurizio Turco, Irene Testa, Sergio D'Elia e anche di Giuseppe Rosso Di Vita, che contribuiscono a ridisegnare il lavoro che i radicali hanno fatto. Ma voglio anche ricordare, oltre all'intervento di Nordio, che è stato captato anche attraverso una conversazione con Radio Radicale, voglio ricordare quello che dal mio punto di vista costituisce un elemento interessante, e cioè noi abbiamo sbobinato l'intervento del ministro Orlando fatto al carcere di Rebibbia al congresso del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito. Perché ho trovato interessante questo? Al di là del fatto che giustamente non mancano elementi anche dialettici, se è il caso anche polemici con Orlando, però voglio dire perché a me ha interessato molto un passaggio che qui voglio un attimo in conclusione richiamare. Consentitemi, dice Orlando, un'unica annotazione personale. Non avevo la stessa valutazione rispetto all'attività politica, alle lotte radicali, prima di diventare ministro della giustizia, per una ragione che confesso qui. Io vengo da una tradizione politica, quella della sinistra di ispirazione marxista, che contrapponeva e talvolta anteponeva i diritti sociali ai diritti civili. Vedi, Rosa, come quei filoni culturali, quel piede che molto spesso viene schiacciato abbondantemente, diventava l'unico segmento su cui sperare un'azione riformatrice. Considero questi anni per me di formazione, anche nel senso di aver compreso fino in fondo che diritti sociali e diritti civili possono formarsi soltanto congiuntamente, e come una società sia più ricca non soltanto se cresce il prodotto interno lordo, ma sia più ricca se è in grado di allargare la cifra di libertà che caratterizza il suo finanziamento. Ecco, questo che mi pareva molto interessante, al di là, ripeto, delle contraddizioni che vengono fuori, perché costituisce una sorta di legittimazione al perché con determinazione noi manteniamo il profilo di una tradizione politico-culturale che molti hanno voluto annullare, che il sistema informativo attuale ha fatto fuori, che tutto il mondo dell'informazione in qualche misura mantiene ai margini. Io non ricordo nessun giornalista di area radicale o che venga dal filone libertario, liberale, laico, socialista. Vengono tutti dalla cultura della sinistra post-comunista e hanno occupato, la RAI, Mediaset, ancora Sky e ancora La 7, altra nuova miracolosa rappresentazione del... Ecco, questi aspetti non sono casuali, sono gli elementi su cui una classe egemone che ha per anni occupato la scena in realtà oggi si reitera e si riformula sulla piattaforma culturale e con apparenti attori nuovi, cioè quelle corporazioni che oggi hanno in mano la capacità di contenere la libertà delle persone. Chiudiamo qui, numero 113 di Quaderni Radicali, speciale febbraio 2017, amnistia o sistema criminogeno, con l'appendice più volte richiamata, ti ricordo, di Mario Signorino, che abbiamo voluto ricordare ritenendo un contributo utile alla ricostruzione di una memoria storica di un'area politico-culturale molto spesso accantonata nel sistema informativo italiano. Grazie e a presto.